Volodymyr Groysman, il nuovo primo ministro ucraino. Fino ad ora speaker della Camera, Groysman è un fedelissimo del presidente Petro Poroshenko. È stato eletto con il voto di 257 deputati, ben al di sopra del quorum richiesto di 226. Poroshenko rafforza anche il controllo su ministeri chiave, con due suoi uomini alle finanze e allo sviluppo economico. Prometto tolleranza zero del nuovo governo nella lotta alla corruzione. Il governo sarà responsabile delle sue azioni e farà di tutto per garantire stabilità e sviluppo. Groysman prende il posto di Arseniy Yatsenyuk, che aveva annunciato le dimissioni domenica scorsa, travolto dai casi di corruzione e dall'incapacità di avviare le riforme. Proseguiremo nel percorso delle riforme che abbiamo avviato. Faremo in modo che i parlamentari invertano la rotta e mi riferisco principalmente all'integrazione europea e alla protezione dei nostri confini. Il governo di Kiev deve fare presto. Il Fondo Monetario Internazionale chiede le riforme per sbloccare il prestito da oltre 17 miliardi di dollari. L'opinione pubblica ucraina si aspetta che il nuovo primo ministro e il nuovo governo realizzino ciò che non è stato portato a termine dal precedente esecutivo. In generale l'attuazione delle riforme e in particolare la crisi economica e un'efficace lotta alla corruzione. Maria Koryniuk, Euronews, Kiev.